ETG più Today, buongiorno, ben ritrovati, buon giovedì mattina, un'ora come sempre da trascorrere insieme per approfondire le principali notizie della giornata e per aprire una finestra sulla Lombardia. Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tantissime le iniziative in programma in ogni territorio che coinvolgono le istituzioni, gli enti locali, le forze dell'ordine, i ragazzi, molto ampio il coinvolgimento delle scuole, degli studenti come passo fondamentale anche per una campagna di sensibilizzazione e di educazione che porti risultati anche per il futuro. È intervenuto sulla giornata proprio anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, leggeremo poi anche le sue parole proprio in occasione di questa giornata, accompagnate dai dati sempre drammatici sui femminicidi in Italia. Il bilancio diffuso anche questa mattina dal Ministero dell'Interno, un femminicidio ogni 72 ore dall'inizio dell'anno in Italia, quindi questo è ovviamente un tema fondamentale per la giornata di oggi, ma inevitabilmente oggi si parla anche del Super Green Pass. Ieri sera la conferenza stampa del Premier Mario Draghi con i ministri che hanno annunciato tutti i dettagli delle nuove regole che scatteranno dal 6 dicembre e al momento rimarranno in vigore fino al 15 gennaio. Si tratta di regole, era uno degli elementi che il governo avrebbe dovuto, uno dei nodi che avrebbe dovuto sciogliere. Si tratta di regole che scatteranno in tutta Italia a prescindere dal colore, quindi anche le regioni in zona bianca come attualmente è Regione Lombardia e in questo momento tutta la penisola, comunque dovranno rispettare le regole del nuovo Green Pass. Andremo subito a leggere allora tutti i dettagli, tra poco poi ci collegheremo anche come sempre per aprire appunto il nostro spazio sulla Lombardia, ve lo anticipo oggi un collegamento che ci permetterà di parlare anche di motori, di motociclette, perché sapete che di due ruote, anche di biciclette, perché è in corso a Milano il salone EICMA. Torniamo però subito allora nella questione proprio del Super Green Pass. Intanto vi ricordo i numeri per intervenire: 031 3300 655 per le telefonate, 335 70 84396 invece per i messaggi WhatsApp. E allora andiamo subito a dare uno sguardo intanto ai titoli proprio principali dei principali mezzi di informazione. Partiamo dal Corriere della Sera che ha in apertura il Super Green Pass, serve il tampone anche per bus e metropolitane, il decreto. Andiamo poi a vedere i dettagli, locali, sport, turismo e trasporto pubblico, le regole e i divieti che scatteranno dal 6 dicembre. I Novax perdono la possibilità di partecipare alle attività ricreative. Andremo poi appunto tra pochissimo a leggere nel dettaglio tutte le misure. Sentiamo anche quali sono state un po' le parole del Premier Mario Draghi, che ha parlato appunto ieri in conferenza stampa presentando il nuovo decreto. Per chi è vaccinato sarà un Natale normale, i controlli andranno rafforzati. Draghi al giornalista: non mi faccia dire cose che non ho detto, il Natale sarà normale per i vaccinati. Un'altra novità importante che andiamo a dire, perché anche in questo caso è stata annunciata nelle scorse ore, dal 1 dicembre potranno prenotare la terza dose tutti gli over 18, cadono tutte le distinzioni per classi di età. Ad oggi è possibile prenotare la terza dose per le persone dai 40 anni in su. Dal 1 dicembre la terza dose potrà essere prenotata da tutti, quindi tutti gli over 18. In questo momento non è compresa la fascia dai 12 ai 17 anni, che pure ha già accesso al vaccino. La terza dose sarà per tutti gli over 18 e tra l'altro, come abbiamo annunciato ieri, sono cambiati i tempi, è possibile fare la terza dose 5 mesi dopo la seconda dose, non più dopo 6 mesi come era invece inizialmente previsto. La terza dose di vaccino Covid è stata anticipata a 5 mesi e ci sono anche indicazioni per chi eventualmente si è già prenotato e vuole provare a spostare la data per anticipare appunto di un mese. Vediamo anche, sempre restando in tema di vaccini, l'efficacia di Pfizer cala a 90 giorni, il rischio di infezione quasi 3 volte più alto a 5 mesi dalla seconda dose. Un ampio studio svolto in Israele su oltre 80.000 persone vaccinate conferma il calo dell'efficacia del vaccino. A 6 mesi il tasso di positività tra i vaccinati è al 15,5%.
3%, quindi tutti gli studi che arrivano uno dopo l'altro appunto a rafforzare la tesi della necessità della terza dose e anche di questa indicazione di spostarla appunto a 5 mesi rispetto ai 6 previsti fino ad ora. Andiamo però prima di entrare proprio nel dettaglio a vedere anche dall'ANSA un nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Crescono i casi da 5 settimane, sale la pressione sugli ospedali. In 18 province si contano oltre 150 casi Covid per 100.000 abitanti. Il picco, il dato peggiore, è quello di Trieste con 674 casi ogni 100.000 abitanti, segue Gorizia con 492, Bolzano 442, Forlì, Cesena 311, Padova 274 e a seguire le numerose province, 18 appunto complessivamente in Italia, che hanno oltre 100 casi Covid per 100.000 abitanti. Non ci sono province della Lombardia, lo rivela il monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana tra il 17 e il 23 novembre 2021, quando l'incidenza supera i 150 casi per 100.000 abitanti, commenta Nino Cartabellotta, presidente di Fondazione Gimbe, gli amministratori devono decidere eventuali restrizioni mirate per arginare la diffusione del contagio. Per la quinta settimana consecutiva aumentano a livello nazionale i nuovi casi settimanali, più 27%, con una media giornaliera che è più che quadruplicata se si confrontano i 2.456 contagi che si registravano il 15 ottobre con i 9.866 registrati il 23 novembre. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 17-23 novembre 2021 rispetto alla precedente. L'aumento interessa con ampie variazioni tutte le regioni salvo la Basilicata e trascina verso l'alto le curve sul fronte ospedaliero. I ricoveri con sintomi crescono del 15,8%, le terapie intensive del 16,4%. E allora su questi dati che ovviamente inducono alla massima prudenza, apriamo però anche la nostra finestra sulla Lombardia. Allora andiamo a ECMA da Elisa Santamaria. Sì, si è aperta la 78esima edizione dell'esposizione internazionale delle due ruote. Dopo due giorni, il primo dedicato solo alla stampa, il secondo stampa e operatori, oggi è finalmente arrivato il pubblico e si vede. Partiamo subito con una novità, siamo nello spazio Aprilia con Christian Barelli che è il responsabile dello stand, del brand manager. Allora Christian, tanta gente oggi per presentare una delle novità più importanti di questa edizione. Sì, siamo molto contenti, c'è tanta gente, ce l'aspettavamo ed è bello essere tornati qui. Noi presentiamo la Touareg 660, appena ritornata sul mercato dopo anni di attesa, e quindi ci aspettiamo che comunque la gente l'apprezzi, come si può vedere. Un modello storico del brand, molto amato. Quali sono gli aggiornamenti che sono stati apportati? Sì, ritorna dopo tanto tempo, una moto completamente nuova che si basa sulla piattaforma 660, l'ultimo motore che abbiamo sviluppato, in questo caso ovviamente declinato per l'enduro e il fuoristrada, quindi una moto molto agile e divertente in fuoristrada, ma comunque molto godibile anche su strada. Ecco, sei il brand manager di un marchio storico italiano, la storia appunto di questo brand coincide con quella del nostro paese, tanti anni. Cosa si guarda al futuro? Si va verso la sostenibilità? Qual è la vostra tendenza? Beh, noi sicuramente siamo all'interno del gruppo Piaggio, che è un gruppo molto vasto e ci dà l'opportunità di avere delle piattaforme molto interessanti anche da quel punto di vista. Noi ovviamente siamo il brand più sportivo, di conseguenza ci focalizziamo su prodotti che legano forte la passione e quello che è il motociclismo in generale, ma ovviamente un occhio al futuro ce l'abbiamo e siamo pronti nel caso il mercato lo richieda. Grazie mille Christian, so che deve andare per un impegno che partirà proprio in questi minuti. Anna, ti restituisco la linea per chiedertela tra pochissimo con un altro modello. Certo, grazie Elisa, torniamo da te tra pochissimo. Intanto ci chiedono informazioni sulla possibilità di andare in Svizzera, non ci sono
al momento restrizioni particolari, restano in vigore le regole che sono appunto ormai da mesi in vigore. È possibile spostarsi per tutti i residenti nella fascia di confine tra Italia e Svizzera senza nessun tipo di restrizione né obbligo di presentare di effettuare il tampone o eventualmente una quarantena. Ne approfittiamo però per dare uno sguardo anche a quelli che sono i dati del Canton Ticino, dove stanno salendo anche in questo caso i contagi. Nei dati di mercoledì 25 novembre sono 150 i nuovi contagi registrati in Ticino nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 38.275. Nessun nuovo decesso è stato registrato, i morti totali sono 1.008. 56 persone sono attualmente ricoverate in ospedale a causa del Covid e 7 pazienti si trovano in cure intense. E su questi dati relativi proprio al Canton Ticino invece do il benvenuto al nostro ospite Skype, collegata con noi Valentina Massa, buongiorno. Buongiorno. Che è docente di biologia applicata all'Università Statale di Milano e che è l'autrice così di un tampone, di un test per scoprire la positività al Covid, molto particolare, che le è valso anche l'Ambrogino d'Oro. Ci può spiegare di cosa si tratta? Sì, certo, buongiorno. Intanto grazie per avermi invitato. Io in realtà faccio parte di un gruppo, per cui sono molto contenta di ricevere questo premio e lo prendo un po' a nome di tutti. Noi abbiamo lavorato l'anno scorso molto per sviluppare questo test, che è un test salivare molecolare. Quindi ha la stessa validità del tampone nasofaringe, ma si fa con la saliva. Noi l'abbiamo pensato ed è stato proprio spinto per farlo sui bambini e le persone fragili in generale, chiaramente vale per tutti. E il test funziona bene, diciamo la parte scientifica è stata molto facile, la parte burocratica più difficile. A settembre il Ministero l'ha riconosciuto finalmente. Ancora non è facile accedere per motivi, credo, logistici più che altro, però insomma diciamo che piano piano speriamo che possa essere disponibile a tutti. Ecco, noi abbiamo visto già in questi mesi una sperimentazione nelle scuole con dei test salivari, però in questo caso credo si tratti di cosiddetti tamponi che si possono equiparare a quelli rapidi, invece in questo caso parliamo invece proprio di una molecolare, quindi la differenza sostanziale la spieghi anche magari per chi non è un tecnico. Sì, allora, come il nasofaringe, il salivare può essere di due tipi, rapido o molecolare. La differenza è la velocità di analisi, perché poi è quello il tema, no? Per cui il rapido dare la risposta è un quarto d'ora, per il molecolare bisogna andare in un laboratorio e quindi si garantiscono le 24 ore perché è un processo molto più lungo. La sensibilità però è molto più alta e quindi è più affidabile, perché come sapete, lo stanno dicendo anche tutti i giorni adesso per quanto riguarda anche il Green Pass, purtroppo i test rapidi, che sono rapidi, non sono però altrettanto sensibili rispetto ai molecolari, e la stessa cosa vale per i salivari. Noi abbiamo fatto delle sperimentazioni nelle scuole con i molecolari e funzionano molto bene, e il salivare rapido ha gli stessi problemi del nasofaringe rapido. Quindi nel vostro caso il tampone però richiede tempi un pochino più lunghi per l'analisi, ovviamente. Esatto, deve essere portato in un laboratorio. Il motivo per cui secondo noi è vincente, soprattutto per i bambini o le persone fragili, è che non serve personale sanitario. Non è invasivo, perché è la raccolta di saliva, e quindi può essere fatto tutte le volte che si vuole senza problemi, perché chiunque abbia un bambino sa che dopo il primo tampone nasofaringe fargli il secondo è difficile, fargli il terzo è quasi impossibile, e i bambini in questo periodo hanno tutti febbre, raffreddore, tosse, cioè sintomi compatibili col Covid, e quindi diciamo ripetere tamponi nasofaringe diventa molto complicato, anche perché serve del personale specializzato, mentre questo può essere fatto a casa sotto la guida della mamma, del genitore o del caregiver e poi portato in un laboratorio. Ecco, l'ho anticipato anche lei, la parte burocratica è stata quasi più complicata di quella scientifica. Immagino soprattutto per persone abituate a svolgere il loro lavoro, a svolgere la parte scientifica, un po' meno a affrontare le questioni burocratiche. Ha detto a settembre è arrivato il via libera del Ministero, ma si parla già di... nel frattempo il test era già in produzione, ci sono numeri significativi, quando potrà diventare un test di massa? Allora, intanto noi abbiamo lavorato con un'azienda per realizzare un dispositivo che a noi piacesse, che fosse adatto ai bambini, ma in realtà in commercio ce ne sono altri che potrebbero essere usati. Quindi perché non si fa su larga scala? Perché bisognerebbe
in qualche modo fare un addestramento ai laboratori. Perché questo non viene fatto? Purtroppo non lo siamo noi a doverlo decidere. Come ho detto all'inizio, è vero, noi siamo abituati a fare ricerche se posso. Di solito la parte scientifica è molto più difficile di questa. Questo è stato uno dei pochi progetti che da un punto di vista scientifico è stato molto lineare e veloce. Non siamo abituati noi a occuparci poi della messa in campo. Abbiamo dovuto farlo perché altrimenti questa cosa sarebbe rimasta un po' nei nostri laboratori ed era un peccato. Quando potrà essere a disposizione di tutti è una cosa che purtroppo io non so prevedere. Secondo me doveva essere a disposizione di tutti da maggio di quest'anno. Insomma, non so perché non lo sia ancora. Ecco, parlava di un addestramento, è una procedura complicata, però diceva appunto che possono farlo poi tutti anche senza personale sanitario, quindi immagino che non sia quello l'ostacolo. No, allora, tutti i laboratori che già processano tamponi nasofaringei molecolari, che ormai sono tantissimi, con un addestramento di circa, credo, 5 minuti, potrebbero convertirsi a fare questo. Non è nemmeno un problema di forniture, non so, mi ricordo nella prima fase quando si parlava della mancanza di reagenti piuttosto che di altri apparecchi che servivano per l'analisi dei tamponi, non è nemmeno un problema di questo tipo? No, perché la cosa interessante è che dopo poco i due procedimenti, cioè nasofaringe e salivare, convergono, per cui i reagenti che si usano per il nasofaringe molecolare sono gli stessi che si usano per il salivare molecolare, quindi tutti i laboratori che già fanno con la nasofaringe potrebbero fare quello salivare. Quindi tutti gli ospedali, tutti i centri che già si sono attrezzati per analizzare i tamponi molecolari, con lo stesso meccanismo identico potrebbero analizzare anche i salivari. Ci sono due pezzettini prima un po' diversi, ma credo che non sia quello il fattore limitante. Per quello che ci può dire, qual è secondo lei la sensazione? Siete ottimisti sul fatto che si possano superare questi ostacoli e avere appunto un utilizzo di massa in tempi rapidi? Io sono un ottimista per natura e continuo a essere ottimista. Meno male. Devo dire che quest'anno mi ha messo un po' alla prova, ha messo a prova un po' anche la mia tenacia, ma spero, me lo auguro, anche perché vabbè, noi ricevamo telefonate in continuazione e mail da tutta Italia. Aggiungo che mi permetto di dire che questo sistema è riconosciuto per volare negli Stati Uniti, per volare in Inghilterra, per volare in Asia. Cioè, non è una cosa che faremmo solo qua. Quando abbiamo iniziato a dirlo noi, l'anno scorso eravamo solo noi e gli Stati Uniti. Adesso in quasi tutti i posti è riconosciuto e usato. Ecco, infatti volevo chiedere, in altri paesi è già diffuso, è già utilizzato su larga scala? Sì, a me spiace molto perché appunto quando abbiamo iniziato a parlarne noi, che era l'autunno dell'anno scorso, ripeto, erano solo alcuni posti degli Stati Uniti, ma in Europa eravamo i primi. Ovviamente ci siamo un po' fatti perdere il treno e a febbraio in molti paesi hanno iniziato a usarlo, dalla Svizzera, la Francia, la Germania, quindi adesso non sarebbe più neanche una grande novità. Eh certo, perché siamo arrivati primi, ma poi come al solito riusciamo. Si aspettava comunque questo riconoscimento con l'Ambrogino, è comunque almeno diciamo una cosa molto significativa. Sì, no, assolutamente. No, aspetti, scusi, devo dire una cosa, se no uno dice, ma perché dovrei fare poi il nasofaringe? Mi permetto che l'unica differenza è il tempo, cioè il virus arriva prima in saliva e poi nel nasofaringe, quindi il salivare è perfetto per gli asintomatici o nei primi 5 giorni dell'insorgenza dei sintomi. Dopo bisogna ricorrere al nasofaringe, classico. È importante e sarebbe perfetto a maggior ragione sul tema delle scuole, dove certo, nella maggior parte dei casi si tratta di magari bambini asintomatici che però esatto, non sanno. Certo. Allora, per quanto riguarda l'Ambrogino, no, non me lo aspettavo assolutamente, anzi, devo dire che sono ancora un po' incredula. E sono molto contenta, ma come ho detto sono onorata di rappresentare un gruppo di lavoro eccezionale in cui tutti hanno veramente messo il cuore davanti alla ragione molto spesso. Cioè abbiamo fatto molto più di quello che normalmente siamo abituati a fare o che ci viene richiesto di fare, quindi per questo sono molto grata alla città di Milano, che è la mia città. Insomma, per una milanese ricevere un Ambrogino d'oro è difficile da spiegare, però è un premio veramente incredibile. Allora io faccio i complimenti e ringrazio davvero Valentina Massa. Speriamo di tornare ad aggiornarci con informazioni sull'utilizzo su larga scala anche da noi del vostro test. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro, arrivederci.
Allora, lo abbiamo sentito, gli ostacoli burocratici che spesso diventano ancora più difficili da risolvere di quelli scientifici. Dopo questo collegamento però torniamo a dare la linea all'EICMA, a Elisa Santamaria. Sì, perché ci ha raggiunto Marco Lambri, che è il responsabile del centro stile Gruppo Piaggio. Innanzitutto, sorpresa di questa mattina è trovare tutta questa gente, tutto questo pubblico. Sì, è bellissimo, sembra di essere tornati alla normalità. Il Gruppo Piaggio ha deciso di essere presente a questo ECMA proprio perché volevamo dare un messaggio di ottimismo, volevamo che i nostri prodotti non si vedessero solo in immagine su uno schermo, ma che la gente, i nostri appassionati, potessero toccarli, potessero vederli dal vivo. Tra le grandi novità di questa edizione anche la V100 presentata proprio qui all'ECMA a Fiera Milano per Moto Guzzi. Sì, è un anno importantissimo questo per Moto Guzzi, festeggia i suoi primi 100 anni. A settembre abbiamo presentato a Mandello dell'Ario, il Nido dell'Aquila, questa nuova moto che nasce intorno a un motore completamente nuovo, un progetto che riguarda il prossimo centenario in maniera davvero ampia, perché riguarda i prodotti, in questo caso la V100 Mandello, che sarà la prima di una lunga serie di prodotti, e attraverso il sito di Mandello, una nuova fabbrica, una nuova esperienza per vivere questo marchio straordinario. Già amatissima, ieri la presentazione ufficiale che ha riscosso immediatamente grandi consensi. Sì, Moto Guzzi con questo motore moderno allo stato dell'arte entra in una nuova dimensione, quindi rispetto per la tradizione, ma guarda verso il futuro e lo guarda attraverso questa prima moto, la V100 Mandello, una moto estremamente moderna e tecnologica, non catalogabile, Moto Guzzi al 100%. Proprio guardando al futuro c'è Piaggio che qui ha lanciato uno scooter 100% elettrico. Sì, il Gruppo Piaggio guarda la mobilità in vari modi, abbiamo tanti brand, Moto Guzzi è uno dei brand iconici delle motociclette, Piaggio e Vespa sono i brand iconici degli scooter e sia Vespa che Piaggio sono presenti con dei veicoli completamente elettrici proprio per vivere le problematiche ambientali del traffico delle città di oggi con prodotti assolutamente competitivi. Per Vespa si tratta invece di un'edizione che accompagna verso un importante traguardo. Sì, Vespa ha festeggiato i suoi 75 anni, anche questo una cosa straordinaria, sono pochissimi i brand che possono vantare una storia così lunga e lo fa continuando a rinnovarsi non solo dal punto di vista dello stile perché rimane se stessa, ma anche dal punto di vista tecnologico grazie proprio alle ultime tecnologie. E noi racconteremo di questi prodotti in uno speciale dedicato, poi se riusciamo ovviamente cercheremo di mostrarveli anche in diretta. Io restituisco la linea allo studio per tornare a brevissimo con un altro ospite. Grazie Elisa, torniamo da te tra poco. Intanto abbiamo parlato prima delle regole per entrare in Svizzera, allora vado a farvi vedere tutti i dettagli proprio dal sito delle autorità svizzere che appunto spiegano nel dettaglio le regole per l'entrata in Svizzera, ma come vi dicevo prima tutte le regole prevedono l'eccezione per i frontalieri e per le persone provenienti dalle regioni di confine, quindi per oltrepassare il confine come per entrare in un qualsiasi altro paese straniero è richiesto il certificato verde, che prevede appunto ovviamente la presentazione del certificato per i guariti o per i vaccinati. Per i non vaccinati o non guariti invece è necessario presentare un test negativo per una persona che poi dovrà rimanere in Svizzera a ripetere il test 4-7 giorni dopo l'entrata nel paese. Ricordiamo però ancora appunto le regole entrate in vigore già prima dell'estate, che prevedono la possibilità invece di non dover rispondere a queste regole, oltre che per i frontalieri, anche per tutte le persone che transitano dalla Svizzera senza fare sosta e soprattutto per le persone provenienti dalle regioni di confine. Quindi lo abbiamo ricordato, era stata un po' una battaglia proprio delle regioni di confine, superare l'obbligo del tampone per passare da una parte all'altra del confine per chi lo fa abitualmente, e già da prima dell'estate è in vigore appunto questa norma che prevede l'esenzione per chi vive nella fascia di confine. Quindi questo appunto anche per la situazione della Svizzera, però resto ancora un attimo sulla situazione della Svizzera perché ieri
Proprio le autorità svizzere hanno annunciato che la situazione sta diventando davvero preoccupante dal punto di vista dell'aumento dei contagi. Non sono state però introdotte a livello dell'intera Confederazione Elvetica nuove restrizioni. Si è invece passata un po' la palla ai singoli cantoni, che possono ragionare su eventuali misure mirate proprio cantone per cantone. E allora andiamo a vedere quello che emerge questa mattina in Ticino, meglio che nel resto della Svizzera, ma non ricadiamo nelle solite trappole. Da Bellinzona il medico cantonale Giorgio Merlani e il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini informano la popolazione sulla campagna di vaccinazione e sull'andamento epidemiologico. Se siamo di nuovo nella situazione di dover fare degli infopoint, penso che il segnale sia abbastanza chiaro di per sé. Così ha esordito il medico cantonale Giorgio Merlani in conferenza stampa, introducendo il discorso sulla situazione epidemiologica. I casi confermati a livello di laboratorio, di ospedalizzazione e di decessi stanno salendo. In Ticino l'incidenza è più o meno la metà della media svizzera. Non vuol dire che noi andiamo bene e che non abbiamo un problema, è semplicemente una questione di tempistiche. Non ricadiamo nelle solite trappole, abbiamo un vantaggio a livello svizzero, ma non va sfruttato, ma non va sprecato. Si osserva nuovamente un aumento della percentuale dei test positivi al Covid, un aumento che quest'anno avviene con un certo ritardo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli ospedalizzati salgono anche in Ticino con due tipi di pazienti, ed ecco perché il vaccino va fatto e l'importanza appunto della campagna vaccinale, che in Svizzera registra adesioni decisamente più basse rispetto a quelle italiane. Torniamo però da Elisa Santamaria. Sì, perché l'abbiamo citato prima. Allora, questo è lo scooter presentato da Piaggio, 100% elettrico. Qui lo vediamo già nella versione personalizzata da Feng Chen Wang. Ma tante le novità che ha messo in mostra il gruppo. Alla mia sinistra vedi Gita, che è un assistente personale, davvero un prodotto innovativo. Praticamente sopra c'è un vano dentro al quale tu puoi mettere tutto quello che vuoi, dalle borse al materiale. È stato progettato dal dipartimento di Piaggio Fast Forward di Boston. Praticamente attraverso un sensore presente al di sopra di questo che si arrabbiano se viene chiamata una valigia con le ruote, ma di fatto è davvero molto comodo. Questo è un sensore, ti scansiona, ti riconosce, questo è il vano di cui ti parlavo, tu cammini e Gita ti segue in mezzo alla gente, in mezzo al traffico, e tra l'altro ti riconosce, quindi è davvero un prodotto innovativo. Poi cosa posso raccontarti, Anna, di questa edizione di ECMA? È stata chiamata anche in questo caso l'edizione della ripartenza, perché ovviamente dopo un anno di blocco causato dal Covid questo significa il ritorno della passione, il ritorno dell'adrenalina, che non hanno mai abbandonato questo settore. Durante la giornata di inaugurazione sono stati dati i primi numeri di questo 2021. Pensa che nei primi 10 mesi del 2021 è stato registrato da Confindustria ANCMA, che è l'associazione nazionale cicli, motocicli e accessori, una più 23% delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2019. Intanto a sinistra puoi vedere uno scooter pensato per il delivery. Anche in questo caso è possibile che utilizzarlo per portare delle merci in città. Si strizza l'occhio ovviamente alle consegne a domicilio, con una grande attenzione agli spazi urbani. Qui vediamo gli scooter a tre ruote, ormai un prodotto consolidato di Piaggio, e adesso ci stiamo spostando nello spazio Vespa. Lo spazio Vespa è per farvi vedere due cose sostanzialmente. Primo, la Vespa del 75esimo anniversario, che è quella che abbiamo citato prima. È una Vespa che richiama alla storia del marchio. Lo vediamo dal colore, che è un colore che riprende i colori degli anni 40. Poi l'adesivo sulla livrea qua accanto, che riporta il nome, il numero, il 75, che riprende l'anniversario. E poi questa borsa che ricorda le famose borse di scorta che una volta avevano le prime Vespa. Mentre davanti a me, a destra, si può vedere
ed è l'ultima cosa che vi faccio vedere in questo momento, la Vespa personalizzata da Christian Dior. La Vespa è un simbolo amatissimo, non solo in Italia ma anche all'estero, e spesso vede accanto a questo grande nome italiano quello di altri marchi altrettanto importanti stranieri. E con la Vespa realizzata da Christian Dior ti restituisco la linea. Grazie Elisa per questo giro appassionante che continueremo a fare anche nella seconda parte della trasmissione. Ora ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Bentornati ai TG più Today, lo abbiamo detto in apertura, oggi la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Andiamo allora a leggere le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella. La violenza contro le donne è un fallimento di tutti. Il presidente occorre educare al rispetto. La violenza contro le donne è un fallimento della nostra società nel suo insieme, che non è riuscita nel percorso di liberazione compiuto dalle donne in quest'ultimo secolo ad accettare una concezione pienamente paritaria dei rapporti di coppia. Tale violenza prende origine da una visione distorta dei rapporti tra uomo e donna, che vede la seconda come oggetto e in ogni caso come soggetto non degno di un pieno rispetto. È nell'idea dell'inferiorità che pervade ancora troppo spesso l'approccio alla questione femminile, in cui si trovano le radici di ogni forma di violenza, così scrive il capo dello Stato Sergio Mattarella. È fondamentale che le donne che hanno subito violenza sentano intorno a loro un mondo che le accoglie e le protegge, per consentire loro di uscire dal silenzio e liberarsi da quel recinto dove è nata la violenza. Solo con una società pronta a sostenere le vittime sarà possibile sconfiggere la violenza contro le donne. Per questo è importante l'attività che ogni giorno portano avanti le istituzioni, le associazioni, le volontarie e i volontari che tentano di costruire rifugi per curare e prevenire gli episodi di violenza, scrive ancora il Presidente della Repubblica. Per uscire da questa spirale, aggiunge, è necessario educare al rispetto, educare alla parità, educare all'idea che mai la forza può costituire uno strumento di dialogo. Già nelle famiglie si deve diffondere questa educazione e poi nelle scuole fin dalla prima infanzia. Questa giornata impone di confrontarci ogni anno con numeri intollerabili, prosegue il Presidente, che testimoniano una continua, diffusa e ancora inestirpabile violenza contro le donne. La nostra società è ancora pervasa in differenti territori e in svariati contesti di episodi di violenza verbale, economica, fisica, frutto dell'idea inaccettabile che l'uomo possa prevaricare sulla donna utilizzando la forza. In molti casi la violenza contro le donne supera il rapporto di coppia e si riversa anzitutto sui bambini, ma anche su altri familiari, amici e persone che tentano di intervenire per arginare questa folle spirale. La prevenzione chiede ascolto, interventi, reti di sostegno e in molti casi strumenti per offrire alle donne un'alternativa di vita libera. La dipendenza, spesso di carattere economico, in cui molte di esse si trovano, è di ostacolo alla ricerca di protezione e alla stessa denuncia degli episodi violenti. Resta ancora molta strada da fare, ma occorre continuare ad operare individualmente e con azioni collettive, perché eliminare la violenza sulle donne è un obiettivo essenziale per il nostro vivere in comune, conclude il capo dello Stato. Quindi questo è il messaggio che abbiamo voluto leggere integralmente del capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione proprio appunto della giornata di oggi, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Torniamo però all'altro tema del giorno, che è quello appunto del Super Green Pass varato ieri dal governo. E allora andiamo a leggere quelle che sono le regole fondamentali che scatteranno a partire dal prossimo 6 dicembre. Green Pass, dai ristoranti alle palestre, dove serve il vaccino, dove basta il tampone e cosa resta libero. Con il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, dal 6 dicembre, per entrare in ristoranti al chiuso, cinema, teatri o discoteche, sarà necessario essere vaccinati o guariti dal Covid, anche in zona bianca. Il tampone basterà solo per andare al lavoro o in palestra. L'obbligo di tampone o vaccino è esteso anche sui treni regionali, sugli autobus e sulle metropolitane. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce dal 6 dicembre il cosiddetto Green Pass rafforzato, ovvero un certificato verde valido solo per le persone vaccinate o guarite dal Covid, la cui durata diventa di 9 mesi rispetto ai 12 del certificato attuale. Il nuovo certificato sarà necessario anche in zona bianca, almeno fino al 15 gennaio, salvo proroghe.
in zona gialla e arancione per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. Questo quindi appunto nello specifico dal 6 dicembre sarà necessario il Green Pass rafforzato proprio per tutte queste attività ricreative e sportive. Leggeremo poi qualche altro dettaglio, ma torniamo intanto da Elisa Santamaria. Ci siamo spostati, abbiamo raggiunto Suzuki, siamo con Enrico Bessolo che è il direttore commerciale. Buongiorno Enrico, anche buongiorno. Per voi questa è un'edizione di novità. Sì, abbiamo portato ben tre novità, di cui una è rappresentata qui, è la nuova Katana 2022, con nuove colorazioni bellissime e con tanta elettronica in più, che va dall'adozione del Quick Shifter al un rinnovato motore con nuove mappe motore, nuovo software, nuova elettronica per il traction control, quindi tanta sicurezza in più e tanta performance in più. E poi due edizioni, due livree per celebrare i successi nel racing, il ventesimo titolo quest'anno nell'Endurance e la vittoria targata 2020 in MotoGP. Ecco, questa edizione è stata segnata dalla mancanza di alcuni marchi, voi invece avete voluto e avete creduto in ECMA e avete voluto esserci. Sì, e credo che questo riscontro di pubblico che stai constatando ci abbia dato ragione, nel senso che lo sappiamo, ECMA ha sempre fatto rima con passione e questa è la dimostrazione. Si è saltata l'edizione dello scorso anno e oggi, come vedi, c'era tantissima voglia di tornare. Quindi è bene essere qua in mezzo alla passione. Di tornare, di vedere e di provare, perché vediamo come tutte le moto, tutti i mezzi in mostra siano letteralmente presi d'assalto dai visitatori che li stanno guardando, toccando e scoprendo. Insomma, queste anteprime, tra tante anteprime, novità e invece prodotti che sono i cavalli di battaglia dei marchi, ma che vengono sempre riproposti con novità e con grande fascino. È vero, e poi tu hai usato un termine molto corretto, provare, perché oltre allo stand dove siamo qua presenti abbiamo anche sull'area esterna i nostri principali modelli che diamo la possibilità proprio di provarli chiaramente su un piazzale, quindi insomma il circuito non consente grandi performance, però comunque veramente fisicamente c'è la possibilità di metterle in moto e di guidarle. Quindi l'invito è a tutti gli appassionati di venire qua ad ECMA, di portarsi il casco e di farsi un giro. Sì, i motociclisti sono i benvenuti, di certo, in questo spazio. Senti, abbiamo parlato anche del futuro, di questa edizione che è vero, riparte dopo un anno di stop, ma come è stata definita, riapre al futuro. Sì, al futuro, perché chiaramente il nostro settore è guidato dalla tecnologia, vengono sempre lanciate delle novità, delle innovazioni, poi oggi si parla anche di nuove tecnologie e quindi in questo senso noi come marchio siamo sempre molto attenti a tutte le novità e a portarle sul mercato al momento giusto, quando sono richieste dai nostri clienti. Tu prima hai citato i risultati sportivi di Suzuki che spaziano davvero in più ambiti e in più campionati, ed in particolare ce n'è uno che vi vede primeggiare. Beh sì, lo abbiamo citato prima, l'Endurance è un dominio, direi un predominio assoluto, perché 20 titoli vogliono dire davvero tanto, la concorrenza è annichilita e continuiamo a vincere, quindi questo significa, tu lo sai, nell'Endurance è sinonimo di grande affidabilità, significa avere dei motori che oltre ad avere delle prestazioni incredibili hanno anche un'affidabilità davvero senza paragoni. Però chiaramente Suzuki non è solo nell'Endurance che si è affermata nella sua storia in tutte le competizioni motociclistiche, non più tardi dello scorso anno ha rivinto il settimo titolo nella categoria maggiore, ossia la MotoGP. Grazie mille Enrico, io restituisco la linea allo studio per spostarci in un altro angolo dell'ECMA. Grazie Elisa, e allora noi torniamo invece ancora a spiegare qualcuna delle nuove regole sul Super Green Pass. A decorrere dal 6 dicembre in zona bianca, i luoghi della cultura, dello svago e del tempo libero, ad eccezione di palestre, piscine e attività sportive al chiuso, saranno accessibili solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid. In pratica, per entrare al cinema, al teatro, allo stadio, a un palazzetto dello sport, mostre, stadi, bar e ristoranti al chiuso, discoteche e musei, servirà il Green Pass rafforzato. Il tampone quindi non sarà più accettato come succede invece ora. Salvo proroghe, l'applicazione del Super Green Pass in zona bianca è limitata fino al 15 gennaio.
Il Super Green Pass si applica in maniera strutturale anche in zona gialla e in zona arancione, dove non ci saranno più limiti e chiusure. Vale a dire che in zona gialla le discoteche restano aperte e non vige più, ma c'è chi sostiene che già fosse stata archiviata, la contestata norma dei 4 commensali al tavolo al ristorante. Così come in zona arancione non chiudono bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi e impianti sciistici. Tutte queste attività saranno sempre accessibili con gli stessi limiti di capienza della zona bianca, ma solo per chi è vaccinato o guarito, ossia per chi è in possesso del Green Pass rafforzato. Quindi in zona bianca, gialla e arancione per le discoteche la capienza non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso. Cinema e teatri si riempiono al 100%, stadi al 75%, impianti sportivi al chiuso al 50%. Il Green Pass base, quindi anche quello con il tampone, il certificato verde che si ottiene anche con il tampone antigenico o molecolare negativo, resta confermato in zona bianca per accedere al luogo di lavoro, per salire sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, treni ad alta velocità, intercity, aerei, eccetera, oltre che in palestra, in piscina e nelle attività sportive al chiuso. Ma dal 6 dicembre, anche per alloggiare negli alberghi, accedere agli spogliatoi per l'attività sportiva, utilizzare i mezzi di trasporto ferroviario regionale, del trasporto pubblico locale, ossia metropolitane, autobus e tram, sarà appunto richiesto il Green Pass base. Anche in questo caso si tratta di regole che valgono anche in zona gialla e arancione, ma in arancione alcune limitazioni potrebbero essere previste per i non vaccinati, per cui le palestre e le attività sportive al chiuso potrebbero essere accessibili solo col Green Pass rafforzato. Sarà il testo finale poi a chiarire appunto tutti questi aspetti. Andiamo a vedere anche quali sono state le parole del Premier Mario Draghi, che ha voluto essere presente personalmente alla conferenza stampa per annunciare le novità legate al Green Pass rafforzato. Lo ha fatto insieme ai ministri per dare però appunto un'indicazione chiara proprio anche con la sua presenza in conferenza stampa. Non è stato sempre così da quando il Premier è Mario Draghi, in questo caso invece appunto la presenza del capo del governo proprio per dare le indicazioni agli italiani. Il Premier è intervenuto al termine del Consiglio dei Ministri per parlare del nuovo decreto che sancisce l'entrata in vigore del Super Green Pass, la riduzione della durata del Green Pass a 9 mesi e le altre misure per contenere la crescita dei contagi. Un Natale normale, almeno per quell'87% di italiani che Mario Draghi ringrazia per la grande partecipazione alla campagna vaccinale. Un Natale diverso dall'ultimo, con i negozi aperti, i ristoranti e i cinema pieni e gli sciatori sulle piste innevate. Per i vaccinati spero sia un Natale normale. Il paese è diviso tra immunizzati e Novax e ogni parola di Draghi, che ha ripreso a correre sulla strada del rigore anti-Covid, è scandita per premiare i primi e bacchettare i secondi. Ma ora che il decreto ha avuto il via libera da tutti i partiti, il Premier tende la mano a contrari e dubbiosi. Spero che coloro che da oggi saranno oggetto di restrizioni possano tornare a essere parte della società con tutti noi. E come, quando, se non scatteranno chiusure, la ripresa economica andrà avanti e il successo sarà il miglior modo di conciliare persone con convinzioni diverse. In conferenza stampa tra i ministri Roberto Speranza e Maria Stella Gelmini, il capo del governo spiega gli importanti provvedimenti presi per controllare la pandemia e dare certezze alla stagione turistica. Se ha avuto dei dubbi, non li fa traspirare e non li fa trasparire e se ci sono stati scontri politici, l'importante è averli superati. Per ricucire questa contrapposizione tra chi si vaccina e chi non si vaccina, bisogna che il governo sia compatto, non deve avere cedimenti o posizioni diverse. La mancanza di compattezza viene utilizzata come scusa per evadere l'obbligo. Il messaggio alla Lega è chiaro, ma l'importante è che in Consiglio dei Ministri le posizioni diverse siano sparite. Queste le parole del Premier Mario Draghi proprio durante la conferenza stampa. Torniamo però ancora anche al Salone del Motociclo. Siamo con Fabrizio Lai, ex pilota di MotoGP, oggi assistenza e racing per Shohei. Allora, innanzitutto il primo giorno di apertura al pubblico preso d'assalto, ve lo aspettavate? Sì, un bel ritorno direi, dopo 2 anni di assenza ci voleva, una boccata d'aria per il settore e per la gente che finalmente torna a vedere dal vivo le novità. Ecco, oggi è anche il giorno di Valentino, Yamaha organizza un evento per celebrare insomma il grande dottore, per celebrare
i suoi risultati che rimarranno scolpiti nella storia del motociclismo. Come hai preso la notizia del termine delle corse del dottore? Beh, ma penso sia abbastanza normale a 42 anni pensare al ritiro. Non è mai facile per un pilota, lo so per certo, in quanto anch'io quando ho smesso di correre ad alti livelli l'ho un po' pagata, diciamo, il fermo, però penso che ha già dato molto al motociclismo. Dobbiamo ringraziarlo tutti per le emozioni che ci ha dato, è stato un piacere vederlo correre. Alle 14 ci sarà questo evento, One More Lap, dove sarà presente appunto il dottore, un evento numero chiuso, che insomma solo i pochi fortunati riusciranno a partecipare. Venendo invece a te, la tua esperienza preziosissima, maturata nel campo delle corse, oggi è a disposizione di un prodotto che è un casco, che è il casco. È fondamentale non solo in pista ma anche sulle strade di tutti i giorni. Sì, assolutamente, l'esperienza che ho avuto in tanti anni di corse, in quanto io ho iniziato a correre a 7 anni, di caschi ne ho usati parecchi, l'abbiamo portata qui nell'assistenza post vendita, quindi per tutti gli utenti di Shoei, e se hanno qualche problema ci contattano a Shoei Italia e noi li risolviamo, ecco. Quante volte hai ringraziato il casco durante le tue corse, le tue gare? Ma fortunatamente, diciamo, le botte più grosse sono state salvate, anche perché, diciamo, il punto nevralgico è la testa, ecco. E fortunatamente ho avuto la possibilità di essere preso direttamente da Shoei nel 2003 e non l'ho più abbandonata, perché effettivamente è, diciamo, un brand premium, quindi diciamo che di meglio è difficile trovare sul mercato. Ecco, quindi non bisogna risparmiare quando si parla di sicurezza. No, assolutamente, non bisogna risparmiare nell'acquisto di un casco, e in quanto appunto basta una caduta per farsi veramente male. Ricordiamo qual è la prima regola, semplice, chiara, ma veramente indispensabile. La prima regola è allacciare il casco, sempre. Bene. Bene, esatto. Prima di tutto allacciare il casco, e seconda cosa è acquistare un casco della taglia corretta, in quanto il casco non deve assolutamente muoversi e la comodità, diciamo, passa un po' in secondo piano, anche se devo dire, per quanto ci riguarda, per quel che mi riguarda, i nostri prodotti sono anche comodi. Ecco, una curiosità in mostra è questa visiera. Noi schiacciamo il pulsante e diventa tutto viola. Sì, questa è una visiera fotocromatica. Collaboriamo con Transition, che è leader sul mercato per questo tipo di tecnologia, e grazie appunto a questa tecnologia e la visiera viene colpita dai raggi ultravioletti e in base alla forza dei raggi ultravioletti cambia il colore, quindi si ha una visiera chiara se piove e se esce il sole diventa scura. Quindi si modifica in base anche alla luce e alle condizioni del tempo per garantire sempre la migliore visibilità. Esattamente, cosa molto importante anche questa su strada e in pista. Senti, guardando al futuro tuo e di Shoei, cosa vedi? Per ora, devo dire la verità, il comparto moto in generale sta andando abbastanza bene. E prevedere il futuro è una cosa praticamente impossibile. Speriamo continui così e che la gente torni ad appassionarsi alle moto. Grazie mille Fabrizio. Io restituisco la linea allo studio. Ci vediamo tra pochissimo, sempre da qui, dall'ECMA, Fiera Milano. Grazie Elisa, abbiamo una telespettatrice che ci chiede come ottenere il Green Pass rafforzato, vale la pena ribadirlo, sottolinearlo per tutti. La telespettatrice ha già fatto 2 dosi di vaccino, alla terza prenotata per il 19 gennaio. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale hanno di fatto già in mano il Green Pass rafforzato. Cambia la durata, allora se fino ad ora la durata dopo la seconda dose era di 12 mesi, ora viene ridotta a 9 con la prenotazione della terza dose. E poi con l'effettuazione della terza dose
il conteggio di fatto riparte da capo, quindi dal momento della terza dose viene rilasciato un nuovo Green Pass, che è anche un Green Pass rafforzato, è lo stesso, con di nuovo una validità di 9 mesi a partire dalla data del richiamo. Quindi tutte le persone che hanno già effettuato, completato il ciclo vaccinale, hanno già in automatico il Green Pass rafforzato, a patto che non siano trascorsi più di 9 mesi, perché appunto cambia la durata. È importante in questo caso, dopo i 6 mesi dalla seconda dose, prenotare la terza dose di vaccino. Non lo abbiamo ancora fatto, andiamo a dare uno sguardo anche quindi a quali sono i numeri della campagna vaccinale in Italia, ancora più importanti in questo momento di entrata in vigore del nuovo Green Pass. Hanno superato ampiamente quota 94 milioni le somministrazioni del vaccino in Italia. Sono più di 47 milioni gli italiani che hanno effettuato almeno una dose. Si tratta dell'87% della popolazione over 12. Le persone che invece hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 45 milioni e mezzo. È l'84,3% della popolazione al di sopra dei 12 anni. Andiamo a vedere appunto anche come crescono i numeri della terza dose. Parliamo di terza dose addizionale per le persone più fragili, per le persone immunocompromesse o per i trapiantati che hanno un sistema immunitario più fragile. In questo caso già più del 90% dei destinatari di questa dose addizionale, che può essere effettuata già dopo 28 giorni, hanno aderito alla campagna effettuando anche la terza dose. Si parla invece di richiamo o di booster per tutte le persone al momento al di sopra dei 40 anni, ma dal 1° dicembre per tutte le fasce di età a partire dai 18 anni in su. La terza dose non è più 6 mesi dopo la seconda dose, ma il termine, la distanza è scesa a 5 mesi. Quindi a partire da 5 mesi di distanza dalla seconda dose si può prenotare la terza dose per gli over 40 fino al 1° dicembre, per tutti gli over 18 a partire dal 1° dicembre. In questo momento l'adesione è del 37% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster, che ha ultimato il ciclo vaccinale. Fino ad ora si parlava appunto di 6 mesi, cambiano le regole e questo scatterà già dopo 5 mesi, sarà possibile effettuare la terza dose. Andiamo a vedere appunto allora, a proposito di terza dose, come cambia la prenotazione da 6 a 5 mesi regione per regione. La terza dose di vaccino anti-Covid, la cui somministrazione era aperta a tutti gli over 40 che avevano effettuato la seconda da almeno 6 mesi, è ora disponibile dopo 5 mesi. Chi si è già prenotato può anche eventualmente decidere di cambiare la prenotazione a partire dal 1° dicembre. Intanto la terza dose, attualmente riservata agli over 40, sarà disponibile a tutti gli over 18. Molti cittadini si erano già prenotati. Allora andiamo a vedere per quanto riguarda la Lombardia cosa succede agli over 40 che avevano già prenotato a 6 mesi di distanza. Il sistema, spiega l'assessorato al welfare della regione Lombardia, permette già da ieri sera di cancellare l'appuntamento preso e di riprenotarsi. La prenotazione può essere fatta tramite il portale della regione o tramite il call center al numero gratuito 800 894 545. Chi ha necessità di ricevere la terza dose a domicilio deve chiedere invece al proprio medico di famiglia. È possibile richiedere la somministrazione anche in una delle farmacie lombarde che hanno aderito al protocollo. In questo caso la prenotazione va fatta direttamente in farmacia. Le agende verranno ampliate, ma la regione ammette che è consigliabile in questo momento, per chi ha già prenotato, tenere la propria prenotazione e eventualmente cambiarla più avanti. Il rischio infatti è quella di cancellare l'appuntamento e poi di trovarne uno ancora più là nel tempo, finché non saranno aperte tutte le agende. Queste le indicazioni che arrivano da Regione Lombardia. Siamo ai minuti finali, torniamo allora ancora una volta da Elisa Santamaria. Sì, siamo nello spazio Benelli, altro brand italiano, con Marco Bellucci, direttore tecnico. Innanzitutto, cosa avete portato qui all'ECMA? Allora, le nostre novità sono 4 moto. Abbiamo una Leoncino 125, che è la più piccola del range delle Leoncino, ed è una novità nel senso che condivide il body e l'estetica con la Leoncino 250, ma ha un telaio completamente nuovo e un motore nuovo. Il telaio è un traliccio in tubi d'acciaio, il motore è un 125 raffreddato a liquido, 4 valvole, e ha 13 cavalli e 10 Nm di coppia. Si tratta di un ritorno in gamma? Sì, si tratta di un richiamo alla vecchia Leoncino, che appunto la sua cilindrata principale era 125 ed era quindi
non potevamo non farlo, oltretutto ce lo chiedevano proprio i dealer, il mercato. Grande richiesta. Esatto, esatto, proprio a grande richiesta. E per fortuna abbiamo buoni risultati anche, un buon riscontro, ecco, nelle richieste. Ottimo. Mentre poi sul palco vediamo invece i tre modelli che fanno da padrona di questa, esatto, edizione dell'EICMA. Abbiamo appunto la Leoncino 800, che invece è la più grande del range della Leoncino. Motore. Questa più vicino a noi, la versione trail? Esatto, questa è la versione trail col cerchio anteriore da 19 pollici e le gomme con più tassello. Accanto possiamo trovare invece? Accanto abbiamo la Leoncino versione road, stradale, che si differenzia per l'altezza sella, per l'escursione delle sospensioni. E abbiamo la ruota anteriore da 17 pollici, quindi è più street oriented. Vediamo una moto decisamente diversa, un taglio più aggressivo, che guarda anche all'off-road. Esatto, la moto in fondo è il nostro TRK 800, anche questa era grande richiesta, il mercato lo stava aspettando. È un adventure, ma per fortuna con l'estetica che si differenzia dalle altre moto, con un'estetica molto moderna. Abbiamo la ruota anteriore da 19 pollici, il motore è sempre un 750 e è condiviso con la Leoncino 800 sostanzialmente, e il telaio anche è il medesimo, quindi fa parte del range delle nostre moto 800 di cilindrata. Ecco, il brand è un brand italiano che crede molto nel mercato, che crede molto nel settore. Allora, il brand è un brand italiano, anche se in questo momento è di proprietà di un'azienda cinese, quindi abbiamo tutta la parte di design ed engineering che è fatta in Italia e la produzione è fatta in Cina per poter contenere i costi, per riuscire ad essere bravi nel mercato. Una battuta in chiusura: con questa panoramica alle nostre spalle si vede la grande affluenza che già nelle prime ore di questa mattina è arrivata all'esposizione. Esatto, posso dire senza falsa modestia che probabilmente è il booth più visitato di EICMA, ecco, nel senso che vedo tantissime persone. Una bella soddisfazione. Grazie, sì, mille per essere stato con noi. Restituisco la linea allo studio. Grazie, perché noi siamo in chiusura, ma vi ricordo le edizioni speciali che Espansione TV dedicherà proprio a EICMA già a partire da questa sera, quindi per tutti gli appassionati grande spazio all'evento che è ancora in corso a Rofiera. Grazie naturalmente per averci seguito, tutti gli aggiornamenti ancora sul Green Pass, sul nuovo Green Pass, sulla vaccinazione, su tutte le altre notizie della giornata a partire dall'edizione delle 12.30. ETG+ Today invece tornerà domani mattina. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.